21esima giornata del campionato di eccellenza regionale. Al comunale Felici di Rivotorto di Assisi, di fronte la Subasio del neo allenatore Bocchini in bianco-nero contro la Voluntas Spoleto di Mister Negro in bianco-rosso. Arbitro il signor Moretti di Città di Castello, assistenti i signori Bacci e Baroni di Foligno. Pronti via, dopo appena 14 secondi, Barbacci realizza l'1-0 per la Subasio. Se non è un record questo, poco credo ci manchi. E su il gran bel diagonale che batte Stoppini per l'1-0 locale. Al decimo, Bernardini ha sui piedi la palla per il raddoppio. La sua conclusione è debole, Stoppini blocca. Al dodicesimo, la Voluntas ha l'opportunità per pareggiare con Basciu. Muratori, con una tempestiva uscita, sventa il pericolo. Arriviamo al quindicesimo. Su palla proveniente da calcio d'angolo, Mogliano di testa devia fra le mani di Muratori. Al ventottesimo, Missaglia, poco oltre la metà campo, prova a sorprendere Stoppini con un gran tiro, che finisce di poco al lato. Al trentaseiesimo, su punizione dal limite dell'area, Mogliano di testa realizza il gol che riporta in parità la partita, quindi su base 1, Voluntas Spoleto 1. Un primo tempo molto combattuto termina sul risultato di parità, quindi 1-1. Con le riprese di Giorgio Polli passiamo al secondo tempo, che vede partire forti gli ospiti biancorossi della Voluntas, ma la Subasio si difende con ordine e riparte in contropiede. Al quattordicesimo, ospiti in gol, su cross di Capanna, deviazione di Sei Mame sul palo, poi la cava spedisce in porta, quindi Subasio 1, Voluntas Spoleto 2. Al ventesimo i biancorossi, vicini alla terza marcatura, con il solito la cava, la sua potente conclusione finisce a lato. Arriviamo al 25esimo, Missaglia per Mastroianni che da sottomisura fallisce la deviazione anche per l'intervento tempestivo di Stoppini. Al 28esimo è di Domenico Antonio che da ottima posizione tira spedendo su Muratori in uscita. I successivi 20 minuti vedono la Subasio in avanti alla ricerca del gol del pareggio, ma la difesa spoletina non concede nulla, quindi dopo 5 minuti di recupero il risultato finale vede la Voluntas Spoleto battere la Subasio per 2-1. Guardi, sono stracontento dei miei ragazzi perché dopo un periodo molto molto comunque difficile, dopo aver subito gol praticamente da dentro gli spogliatoi, hanno avuto una reazione, quella che io cercavo ho cercato questa settimana. L'ho avuta, hanno avuto un'ottima risposta, sono strafelice per la reazione dei miei ragazzi. La strada è quella giusta, spero che l'abbiano capito, anche perché oggi insomma era una partita no difficile, di più, in un campo difficile, una squadra che si deve salvare. Quindi sono strafelice della reazione della mia squadra. Tra l'altro siete primi in classifica. Sì, siamo primi in classifica, siamo stati primi in classifica, però il cammino è ancora lungo e quindi stiamo i piedi per terra, lavoriamo come abbiamo fatto questa settimana. Sono convinto che soddisfazione ce ne prenderemo ancora. Credo che il risultato penalizzi oltremodo la nostra squadra, perché dopo essere andati in vantaggio abbiamo legittimato questo con un paio di occasioni a tu per tu col portiere. Poi forse abbiamo concesso il pareggio su una palla inattiva, cosa che sinceramente sapevamo che avevano piede e centimetri per darci noia, però dal punto di vista dell'approccio, del dispendio energetico, della volontà, della voglia di rigirare la situazione, credo che la squadra abbia dato tutto. Il secondo gol è una deviazione, un infortunio, perché eravamo sulla traiettoria sia il portiere che il difensore, quindi la palla svirgolata ha fatto sì che lo Spoleto andasse in vantaggio, ma penso che giocando in casa e creando 5 palle gol a tu per tu col portiere, una squadra più di questo non è che riesci a fare nell'arco dei 95 minuti. Credo che queste siano cose che abbiamo visto tutti, quindi dal punto di vista delle basi per ripartire ci siamo. È chiaro che aver perso una partita così, l'unica cosa è che abbiamo giocato contro una signora squadra, perché lo Spoleto credo che abbia fatto vedere fino a oggi e anche oggi che è un'ottima squadra.